Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di Luca di domenica, 6 marzo, prima di Quaresima, che ci narra delle tentazioni subite da Gesù nel deserto ad opera di Satana, ci permette di approfondire, smascherare e vanificare le tecniche di persuasione diabolica all'opera nella nostra vita quotidiana. Quello che dobbiamo tenere presente, cari fratelli e sorelle, è la madre di tutte le menzogne che Satana cerca di propinarci per rubarci la gioia, l'entusiasmo, la vita. Il demonio, infatti, per mezzo dei suoi poteri preternaturali, può falsare la percezione che l'uomo ha di sé, fino a fargli credere che può essere quello che vuole e fare quello che vuole. Se l'uomo cede a questa illusione diabolica, pensando di poter stabilire autonomamente cosa è bene e cosa è male, sostituendosi così di fatto a Dio, cade in una trappola mortale che lo porterà a un futuro incerto, confuso, doloroso e tenebroso. Gesù ha voluto sottoporsi alle tentazioni diaboliche per insegnarci quale deve essere la risposta giusta per smascherare e vanificare gli sforzi di Satana. Al tremendo potere di suggestione del padre della menzogna bisogna rispondere con il soprannaturale potere della parola di Dio. Infatti, è solo l'abbandono fiducioso alla volontà di Dio, manifestata attraverso la sua parola, che sconfigge il diavolo. Cari fratelli e sorelle, tutto per adesso. Vi auguro una santa Quaresima e Dio vi benedica sempre.